Via. Eccoci, ci siamo. Oggi Siamo. siamo qui con Tommaso Monacelli. Ciao E Francesco. io sono Francesco Lippi. Ci siamo visti qualche volta. E l'argomento di cui vogliamo parlare oggi riguarda questa idea di helicopter money, di cui ogni tanto si sente parlare. Sicuramente sono due parole che chi studia un po' di economia monetaria ha sentito e magari dopo spieghiamo perché. Di recente se ne è parlato anche nel dibattito di politica economica. Qualche giorno fa Olivier Blanchard ha scritto un blog entry su questo tema e quindi per chi è interessato a seguire temi di politica economica, politica fiscale e monetaria, abbiamo detto con Tommaso parliamone un po' insieme e magari cerchiamo di chiarire un po' le idee a chi non conosce questi concetti. Quindi forse Tommaso, senza perdere altro tempo, ti passo la parola, tu puoi iniziare spiegando quello che tu sai di queste cose, cosa sono, e poi ci scambiamo un po' di idee Va al volo. bene, sì, allora si è parlato in modo ricorrente di helicopter drop. L'immagine fa pensare a un'idea estrema di elicotteri che sorvolano l'economia e lanciano quantità di moneta come una sorta di soluzione limite per cercare di ravvivare la crescita economica. Si è cominciato a parlarne già dal 2008. Perché? Perché dal 2008 in avanti il mondo della politica monetaria è un po' cambiato, avendo la politica monetaria raggiunto delle condizioni particolari, cioè di pavimento zero dei tassi di interesse. L'idea ancora pochi anni fa era che fosse impossibile per la politica monetaria poter generare tassi di interesse anche negativi per stimolare l'economia, e che quindi bisognasse pensare a misure non convenzionali ed estremamente non convenzionali, come appunto l'idea del lancio della moneta degli elicotteri. Ecco, ma in Questa, pratica, cioè per tradurlo certo. un po', perché nei nostri modelli, diciamo, questa nozione ha un po' un'origine teorica, no? L'idea è che quando noi scriviamo un modello monetario c'è una questione da risolvere, se pensiamo all'esperimento di inserire più moneta, iniettare più moneta nell'economia, come lo facciamo? E l'idea di helicopter drop nei modelli teorici è che lo facciamo in questo modo, così che nella realtà non si è mai visto, ma è come se un elicottero questa notte volasse sopra tutte le case dei cittadini e lasciasse ognuno un pacchettino di nuova moneta. No? Questa è Sì, l'idea. è un'idea, esatto, un'idea molto, in realtà forse anche in pratica non così strana, perché in senso retorico la facciamo anche agli studenti. Uno potrebbe chiedersi: ma se dalla sera alla mattina la Banca Centrale Europea accreditasse attraverso un transfer elettronico, non so, 50.000 euro a ciascuna famiglia della zona euro, cosa succederebbe? Allora, Ok. in realtà, e sembrerebbe in realtà un paese di Bengodi, insomma, una soluzione molto facile per risolvere i problemi dell'economia. Se fare un transfer di moneta elettronica attraverso la BCE su ogni deposito bancario dei cittadini europei è praticamente a costo zero, stampare moneta da questo punto di vista per la BCE è senza costi, perché non diamo tutti questi soldi a ciascun cittadino europeo e risolviamo il problema della crisi? Insomma, anche i miei figli me l'hanno chiesto più di una volta. In realtà la forma e il modo in cui questa politica potrebbe essere implementata è ugualmente semplice, ma più realistico, e potrebbe essere implementata sotto forma di politica fiscale. Cioè, un lancio di moneta degli elicotteri in realtà sarebbe equivalente a una situazione in cui il governo, lo Stato, facesse un trasferimento alle famiglie, e diciamo, acquisendo risorse, mettendo del debito.
quindi indebitandosi sui mercati, ma non quindi con i mercati e gli agenti privati sui mercati, ma chiedendo alla banca centrale di emettere moneta per acquistare questi titoli di debito. Quindi quello che normalmente viene chiamato come helicopter drop in realtà sarebbe un'operazione congiunta di politica monetaria e fiscale, in cui il governo emette dei trasferimenti, si indebita, emette titoli del debito pubblico per finanziare questi trasferimenti, ma fa acquistare questi titoli del debito pubblico alla banca centrale. Ecco, questa è la definizione, diciamo. Esatto, questa cosa che hai appena detto a me sembra il punto, uno dei punti più importanti da fissare nella discussione, per capire di cosa si parla, perché è un punto che alla fine dice che helicopter money è un'operazione di politica fiscale, oppure, se vuoi vederlo da un altro angolo, ma è la stessa cosa, che politica monetaria e politica fiscale sono comunque due facce dello stesso bilancio, e quindi diciamo il motivo per cui lo si fa nella teoria, ora lasciamolo stare un momento, ma l'idea di accreditare a tutti i cittadini 10.000 euro o quello che sia sul conto corrente è alla fine nient'altro che un'operazione di politica fiscale. Lo si potrebbe fare facendogli arrivare a casa una busta in cui si dice: ti do un credito d'imposta per lo stesso ammontare, oppure stampi la moneta o stampi un bond e poi lo compra la banca centrale. Insomma, se uno si immagina un attimo il bilancio consolidato di banca centrale e tesoro, questa operazione è un'operazione di politica fiscale. È importante, no, averlo a mente. E questo perché è importante, secondo me? Dimmi cosa ne pensi tu, ma è importante perché, quindi, per valutare gli effetti di questa helicopter money, e quello che ci dobbiamo chiedere è come valutiamo gli effetti di deficit spending, perché è una policy, è un altro modo di finanziare spesa pubblica, ma la domanda di fondo è: funziona o no la spesa pubblica? Non è che helicopter money è uno strumento nuovo e indipendente che era nel cassetto fino a ieri e nessuno ci aveva pensato, giusto? Esatto, e difatti molto, molto tradizionalmente nella letteratura si parla di finanziamento monetario del deficit. Ecco, quindi noi possiamo finanziare l'eccesso di spesa rispetto alle tasse mettendo debito pubblico, oppure possiamo farlo con un'operazione appunto congiunta monetaria fiscale, finanziando l'eccesso di spesa sulle tasse con l'emissione di moneta, e in questo caso in modo plateale i confini tra ciò che è politica monetaria e ciò che è politica fiscale sono saltano. Ecco, è una cosa ben nota, quindi l'helicopter drop è un modo, secondo me, di concentrare l'attenzione, se vuoi un po' capzioso, sul fatto che potrebbe esistere uno strumento finale, no? Una sorta di arma nascosta definitiva che, se solo ci fosse la volontà politica di utilizzarla, potremmo permettere all'economia dell'Eurozona, degli Stati Uniti, eccetera, di crescere di più e di avere più prosperità, il che appunto non è vero. Però proviamo a ragionare su una cosa che forse potrebbe sembrare poco chiara, dato quello che abbiamo detto. Cioè, qualcuno potrebbe obiettare: no, c'è una grande differenza tra helicopter money e emissione di finanziamento della spesa pubblica in deficit, perché sulla spesa pubblica in deficit paghi gli interessi, cioè se la finanzi con i bond paghi gli interessi, mentre se la finanzi stampando moneta, la moneta non paga interessi. Tu che pensi di questa cosa? Beh, che esiste un modo di... che in linea di principio è vero, e che ancora una volta l'esito dipende da come conformiamo l'intervento di politica monetaria e fiscale. Cioè, potremmo esattamente replicare due scenari identici, uno quello in cui definanziamo col debito e uno in cui, come tu dici,
è presumibile che si eserciterebbe una pressione al rialzo dei tassi di interesse, e uno in cui invece il finanziamento è con la moneta, se nel primo caso la politica monetaria diciamo collaborasse, insomma, fosse, si coordinasse in un certo modo da evitare per quanto possibile che l'emissione di debito da parte dell'autorità governativa si tramutasse in maggiori tassi di interesse. Quindi di fatto i due esiti potrebbero essere identici. Nel primo caso ci dovrebbe essere una esplicita cooperazione dell'autorità di politica monetaria e fiscale per far sì l'emissione di maggior debito non si tramuti in maggiori tassi di interesse. Ma di fatto i due scenari, da un punto di vista dell'equilibrio macroeconomico, potrebbero essere replicabili in modo identico. Ok, sono d'accordo. È giusto che è un punto che può trarre in inganno, quindi per questo pensavo fosse utile discuterlo un pochino, perché per esempio... Prima di tutto si potrebbe pensare, magari dopo ci torniamo, che in tempi di bassi tassi di interesse, quello che a volte chiamiamo trappola della liquidità, innanzitutto bonds e moneta sono perfetti sostituti, allora in quel caso ovviamente non c'è nessuna differenza. E l'altra cosa più difficile, più importante che tu hai detto, è che anche se ci fossero tassi di interesse non zero, puoi sempre disegnare i trasferimenti monetari in un modo tale che a livello, questo in un modello è facile da far vedere proprio matematicamente, che a livello aggregato, a livello delle allocazioni reali, di cosa fanno gli agenti, quanto consumano e quanto producono, non cambia niente. Basti pensare per esempio che un titolo che paga interesse ha un valore attuale, no? Quindi potrei aggiustare i trasferimenti monetari in modo tale da fargli avere il valore attuale del titolo, quindi l'interesse te lo do front loaded e period. Anyway, ma perché secondo te se ne parla? Cioè, come mai questo argomento è venuto fuori adesso nel dibattito di policy o negli ultimi anni? Cosa è successo? Per anni è stato un argomento appannaggio proprio di tre o quattro tipi come me e te, così che ne parlano in un'aula di università, anche un po' vergognandosi, perché tutte le volte che lo dice agli studenti e li coppia in mani, quelli ridono. Però devo dire che è un argomento dal punto di vista retorico che fa molta presa ed è molto affascinante porre queste domande. Cioè, insomma, parliamo degli studenti, ma anche a un tavolo a cena. È provocante la domanda, ma siamo in crisi, le cose non vanno bene, è un po' una percezione comune, magari forse più in Italia che in altri paesi dell'Europa, allora perché non risolviamo le cose trasferendo soldi, visto che è un po' l'idea della serie TV della Casa di Carta, no? Perché non semplicemente li stampiamo e li diamo direttamente alle famiglie? È interessante, stimolante sul piano retorico, poi è diventato molto diciamo evidente nel dibattito pubblico, perché per esempio esponenti politici come Corbyn in Inghilterra hanno cominciato a parlare del quantitative easing for the people, QE for the people, cioè hanno detto le banche centrali hanno stampato, virgolette, un sacco di moneta, che poi non è proprio bigliettoni che scendono dal cielo, ma è il quantitative easing è creazione di maggiori riserve bancarie, che è moneta della banca centrale, non vuol dire moneta nelle tasche delle persone, cioè la banca centrale acquista dei titoli che sono sui bilanci delle banche e accredita le banche con delle riserve presso la banca centrale, proprio perché questa idea che il tutto fosse intermediato dalle banche in modo un po' populista ha dato il là all'ipotesi che invece questa quantità di moneta, invece di essere accreditata come riserve bancarie, potrebbe essere data direttamente nelle tasche delle persone, che poi sarebbe equivalente a fare quello che dici tu, cioè mandare per posta un credito sulle tasse. Di fatto è un trasferimento fiscale, maggior trasferimenti o minori tasse, che però richiede un finanziamento, ok? E l'idea è
finanziamo emettendo debito pubblico, ma facendo comprare questi titoli dalla banca centrale. Servirebbe, funzionerebbe, diciamo, da una decina di anni a questa parte siamo diventati un po' disperati, no? Alla ricerca di strumenti che possano far ravvivare l'economia. Volendo, è un tema che adesso è diventato più tipico in Europa che negli Stati Uniti, dove comunque l'economia si è ripresa molto bene dopo la crisi del 2008. Il cappello di fondo, l'idea di fondo è che l'economia europea diciamo ristagni da un po' di anni perché c'è questa è un'idea che hanno diversi economisti, ma non tutti, c'è troppa poca domanda, no? Ecco, c'è troppa poca domanda e che quindi inondando le tasche delle famiglie e delle imprese con maggiore quantità di moneta, attraverso i canali di cui abbiamo detto prima, noi potremmo riattivare la domanda di consumo, la domanda da parte delle famiglie, la domanda di investimento da parte delle imprese. Quindi adesso la domanda la rivolgo a te, cioè secondo te questo avverrebbe? Cioè se noi usiamo ancora l'immagine degli elicotteri, che poi sappiamo in pratica avverrebbe sotto forma di trasferimento fiscale, come detto prima, se noi inondassimo l'economia di denaro o semplicemente trasferissimo sui conti correnti di imprese e famiglie 100.000 euro, l'economia si riprenderebbe? Cioè, se poni questa domanda sia a un tavolo a cena con gli amici, ma anche in classe con gli studenti, vengono fuori un sacco di cose interessanti. Quindi vediamo come risponderesti tu. Come risponderei io? Se dipende un po' da quanta ne metti, cioè ti direi stare attenti a due cose. Innanzitutto dipende da quanta ne metti e dipende anche da come la metti. Se ne metti, esatto, tipo se noi dessimo 100.000 euro a ciascun italiano, io ho pochi dubbi, cioè 100.000 per 60 milioni, ammesso di poterlo fare, è un numero talmente grande rispetto alle quantità di spesa che si osservano che si trasferirebbe quasi tutto sull'inflazione. Di questo pochi dubbi. Semplicemente perché non c'è tutta questa offerta per soddisfare tutta questa spesa nominale, quindi questa pressione salterebbe fuori dal lato dei prezzi. Diventa molto più difficile la domanda se l'iniezione di liquidità fosse piccola, perché per piccole iniezioni di liquidità noi sappiamo che i prezzi ci mettono un po' a reagire. E soprattutto se l'economia è in una fase un po' di stagnazione, cioè se hai slack, insomma sto andando più o meno verso il modello ISLM che io non amo, non c'ho, però nel breve periodo, in presenza di un po' di slack di domanda, qualcosina potresti tirare fuori. Sarebbe tuttavia molto sbagliato pensare a questa policy, secondo me, come una policy strutturale per risollevare il destino di un continente o un paese che stagna da un decennio, cioè perché queste politiche per definizione sono cicliche, quindi le puoi usare sull'onda di una grande recessione, che ne so, come nel 2008, e lì sono state usate anche negli Stati Uniti e probabilmente hanno aiutato ad ammortizzare lo shock, però non sono politiche su cui puoi costruire una crescita duratura, questo vuole dire politica ciclica, quindi io non mi aspetterei troppo. Forse un aspetto interessante, un po' tecnico ma interessante, è che da un punto di vista di teoria monetaria questi effetti diventano più ricchi quando l'economia è fatta da agenti molto diversi, molto eterogenei. Cioè in presenza di agenti eterogenei uno degli effetti di questi trasferimenti monetari è di redistribuire ricchezza. L'esempio semplice è che se in questa economia, se io e te stiamo giocando al Monopoli e per qualche giro di fortuna hai tutti i soldi tuoi e io ne ho zero e ci arrivano dal cielo 50 euro a testa, beh, io divento relativamente meno povero rispetto a te. Questa è una redistribuzione di ricchezza. E in alcuni di questi modelli, uno classico, un modello di Shankman e Wise su econometrica dell'86, molto bello, il modo in cui la ricchezza è distribuita influenza anche la produzione dell'economia. Io ci ho lavorato un po', sono cose affascinanti, però la mia sensazione è che la loro presa sulla realtà sia un po'
fragile, cioè. Però allora ci sono due aspetti. Allora, come vedi, la questione poi alla fine non è così netta. Allora, a un tavolo a cena io di solito cioè la presento così, appunto. Potresti avere due scenari estremi, cioè o tutta questa maggior quantità di moneta la gente la spende tutta, e quanto maggiore, come dicevi tu, è l'iniezione, la nuvola di banconote che cade dagli elicotteri, tanto più ci possiamo aspettare che questo si traduca in maggiore inflazione. Okay? Quindi in un caso estremo, quindi se tutti spendono questi soldi e questo incremento o questo tentativo di maggiore spesa è su larga scala, perché sono cadute dal cielo un sacco di banconote, tanto più è probabile che l'effetto, anche in modo abbastanza veloce, sia un incremento generalizzato del livello dei prezzi. E a questo punto uno potrebbe dire: beh, allora che cosa serve? Cioè, dal punto di vista reale, come diciamo noi, della capacità di potere d'acquisto, questo incremento della quantità di moneta sarebbe perfettamente neutrale. E non cambierebbe niente in termini di consumo, di posti di lavoro, di spesa, di investimenti, eccetera. Se all'estremo opposto invece, perché potrebbe essere, le persone invece decidessero di risparmiare tutta questa moneta che viene gettata dal cielo, no? Appunto, proprio il caso limite opposto, ugualmente uno può dire: se tutta questa moneta venisse risparmiata, che effetti avremmo sull'economia? Cioè, avremmo solo gente che tiene dei biglietti di carta nascosti sotto il materasso, e non avremmo lo stimolo a maggiore consumo, domanda, spesa, investimenti, lavoro che ci si aspetta. Quindi bisogna immaginare un mondo in cui ci sia un incremento di domanda solo parziale e che i prezzi non reagiscano velocemente, in modo che il potere d'acquisto delle famiglie non ne venisse intaccato, e questo portasse a una maggior domanda nell'economia, ammesso che il problema sia una persistente mancanza di domanda nell'economia, perché altrimenti fare questo è puramente controproducente. Cioè, una delle lezioni dell'economia moderna che è importante imparare è che le operazioni di politica monetaria e fiscale sono più o meno efficaci, sono più o meno sensate, no? A seconda di qual è la distorsione, no? Il problema che è sottostante, all'economia in quel momento. Se noi crediamo che ci sia, per qualche motivo, e su questo le opinioni sono molto diverse, un problema sottostante di persistente deficit di domanda, cosa che è un po' difficile da accettare in modo persistente, no? Allora, in modo temporaneo, selettivo, e soprattutto su una certa categoria di agenti, cioè dare moneta solo a una certa categoria di agenti, e adesso dico quali, potrebbe essere un aiuto nel breve periodo a risollevare la domanda, perché avremmo un po' di incremento dei prezzi, ma probabilmente non ci sarebbe prezzi che a livello aggregato saltano come una fionda, eliminando l'efficacia dell'intervento. Dici quali? Dici a chi vuoi Gli dare agenti, diciamo, ecco, quindi uno deve immaginare possibilmente questo tipo di intervento come un intervento temporaneo, non su grandissima scala, come dici tu, esattamente come dicevi tu, ma limitato probabilmente a fasi di crescita economica molto, molto depressa, e probabilmente limitato questo trasferimento monetario a
quegli agenti o famiglie, come si dice, che hanno vincoli di liquidità, cioè o vincoli ad avere accesso al credito, perché sono disoccupati, perché non hanno magari degli asset da poter usare come garanzia per poter accedere a un prestito bancario, eccetera, e che quindi avendo questi vincoli, se avessero questo trasferimento monetario, vedrebbero questi loro vincoli all'accesso al credito, alla liquidità, in quel momento rilassati, e la loro propensione a spendere questi soldi sarebbe più grande, e questo potrebbe riattivare un po' la domanda nell'economia, ripeto, in una fase in cui l'economia è generalmente depressa, perché la domanda è persistentemente depressa. Ma ci sono dei se da mettere molto selettivi. Comunque è molto utile, forse abbiamo chiuso il cerchio, perché siamo con queste considerazioni ritornati al primo punto, cioè chiaramente una politica di questo tipo è una politica fiscale, che è una politica che ha come target un gruppo ristretto di cittadini, che è un po' il contrario. Difficili da individuare, immagina. Sì, difficili da individuare, sì. Elicottero, elicotteranza. E poi una cosa che mi viene in mente è anche questa, cioè io non sono un economista comportamentale, ma non so tu, se a un certo punto cominciassi a vedere che da un giorno all'altro la Banca Centrale Europea cominciasse a trasferire soldi a tutte le famiglie, non so quale comincerebbe ad essere la tua idea sul futuro. Quello che vorrei dire, adesso qui esco un po' dal seminato, ma credo che arrivare a misure così estreme e poco ortodosse, al di là del sapere individuale a quali persone fare questi trasferimenti, al di là del fatto che il tutto avverrebbe in un contesto nel quale la politica monetaria funziona molto diversamente, quindi come rendere queste cose compatibili con il normale funzionamento, il controllo dei tassi di interesse, eccetera, delle riserve, lasciamo stare, sarebbe complicato, ma dal punto di vista della relazione comportamentale degli agenti, io non lo so, comincerei a dire qui le cose vanno veramente male, e probabilmente sarei ancora più propenso a tenermeli questi soldi, a risparmiarli, a non spenderli, perché il mio istinto di risparmio precauzionale legato all'incertezza, alla preoccupazione, aumenterebbe, il che renderebbe la politica ancora meno efficace rispetto alla propria capacità di stimolare il consumo e la domanda nel breve periodo. Potrebbe essere un altro caso di contractionary fiscal expansion o fiscal monetary expansion. Questo è un... che appunto ha un po' di contorni comportamentali, come si dice, non sarebbe così semplice perché lascerebbe spazio a delle considerazioni, se vuoi anche... Ma un po' è quello che Blanchard aveva scritto parlando del budget italiano quando, diciamo, si insediò il primo governo, il governo giallo-verde, no? Cioè che praticamente è un altro campo, ma stiamo uscendo dal seminato, ma se tu metti in cantiere delle grandi spese, una spesa addizionali, iniezioni di spesa fiscale, quindi a deficit, e però così facendo innesti paure che sono quelle di cui parli tu, di sostenibilità, di oddio ma dove stiamo andando, quello che succedette allora era che il tasso di interesse, il premio a rischio del tasso di interesse salì così tanto che alla fine l'effetto è controproducente, anziché essere l'effetto di spinta dalla maggiore domanda, è l'effetto restrittivo della minore propensione alla spesa. Quindi sono questioni complicate, però non divaghiamo, io e Tommaso abbiamo detto cerchiamo di essere bravi oggi in officina, mezz'ora più o meno, non so quanto ci siamo stati in officina. No, direi che ci siamo, perché esatto, il nostro obiettivo era quello di cercare di proporre un formato che sia più digeribile, magari non vediamo se sui contenuti lo è stato, ma quantomeno in termini di durata. È un momento abbastanza ostico, quindi ci perdoneranno i nostri ascoltatori se non è divertente come altri argomenti, però insomma ci abbiamo provato. Va benissimo. E
Alla prossima. Fateci delle domande, proponete anche dei temi. Potremmo tornare in officina qua. Sì, con gli attrezzi. Sì. Con gli attrezzi, sì. Ok. Ciao Tommaso. Grazie. Ciao Francesco, grazie mille. Ciao, buona serata, ciao.